Allora, scusate il ritardo, dovuto a un problema di coordinamento familiare. Mio figlio mi chiama disperato che si è scordato la tastiera e la lezione di musica a scuola. Corro a scuola, giro 2 minuti, giro la campana, ma mio figlio è già andato in classe, aspetta il cellulare. Il risultato, ho fatto persino un giro vuoto. Quasi comincia male una giornata, infatti non la cominciare continuamente, ma continuo molto meglio perché cosa sta succedendo? C'è qualche scadenza, qualche compito, qualche. Speriamo. Allora. Questa confusione mattina non mi sento neanche troppo bene, quindi insomma bella lezione calma, un po' leggiata, come si dice quello che allora, avevamo studiato gli algoritmi di rimpiazzamento, in particolar modo aveva messo l'estere sempre sostituire la pagina che è stata usata meno recentemente. Quindi si va a vedere quale pagine attualmente offrono i frame che abbiamo a disposizione in memoria, quale è stata usata meno di recente. Quindi se ne spiega dei riferimenti, le pagine che sono ora in memoria, i frame, sono state riferiti in tempi passati, andiamo a vedere quella che è l'ultimo riferimento più lontano nel passato. Questo per deve dare buoni risultati nella misura in cui il comportamento del programma nel passato è simile a quello che sarà il comportamento del programma nel futuro. Cioè se è da tanto che non abbiamo bisogno di quella pagina, probabilmente non ci servirà più o ci servirà in futuro remoto. Voi sapete, avete visto, che la cosa migliore sarebbe per avere il futuro e sapere quando questa pagina sarà ceduto in un tempo futuro. Però abbiamo anche visto che realizzare questa cosa di impiattamento è impossibile, diciamo praticamente. Cioè uno dovrebbe fare una maniera leggermente complessa, che avrebbe costi esorbitanti e poi forse non sarebbe neanche efficiente, perché bene o male occorrerebbe un timestamp che può essere anche solo un contatore, ma occorrono dei contatori in grado di contare gli accessi in memoria senza che questi contatori facciano overflow. Provate a pensare una macchina quanti accessi fa in memoria per unità di tempo. No? Se poi è un multiprocessore dovete portare gli accessi in memoria di tutti i processori, quindi non moltiplicate pure. Quindi occorrerebbe dei contatori molto ampi, occorrerebbe gestire queste liste e quindi almeno 6 contatori da scampiare ogni volta che accediamo in memoria. Su via. Questa non è una cosa realizzabile. Però la LRU ci può dare molto meno, ci può dare un reference bit, semplicemente la MNU, questo possiamo chiedere alla MNU, nella, non proprio nella tabella di fase, ma poi nella schiera B, quando vuoi che risolvo un indirizzo che è proprio in quella pagina lì della teoria, c'è lui, quello che la fa ancora. A questo punto, che cosa si fa? Man mano, ogni tanto, a scadenze regolari, andiamo a vedere quali sono i bit che sono accesi. Magari li azzeriamo tutti e ce li salviamo da parte. Per esempio, in interi, e man mano facciamo scelte. Quindi, che cosa si fa? Magari c'è nel lucido dopo.
prendiamo questi bit e ogni tanto, vedete, inseriamo questo bit nella storia facendo shift di tutti gli altri. Cosa otteniamo? Otteniamo praticamente dei quanti temporali e tra un'analisi dei reference bit e quella successiva è come se noi considerassimo le pagine accedute contemporaneamente, perché praticamente i reference bit ci dicono quali pagine sono state utilizzate dall'ultima volta che abbiamo fatto il controllo ad adesso. E poi facendo quel gioco lì, se una pagina viene acceduta al bit di più significativo acceso, e poi man mano il suo valore decade se non viene utilizzata. Quindi basta prendere il minimo di quei valori lì. Per esempio le pagine che hanno 0, oppure se ci sono pagine che hanno 0, le pagine che hanno 1 o così via, sono le pagine meno recentemente usate. E quindi dall'analisi di quel vettore non è l'R vero, però è un'approssimazione che si può fare con un supporto dell'MMU credibile, perché il supporto dell'MMU per fare l'R vero non si riesce a realizzare. Mi pare che abbiamo eliminato LFU, che sarebbe un altro algoritmo abbastanza teorico anche quello. Least frequently used, invece di contare la l'ultima volta che è stato ceduto, si conta la frequenza di accesso. Come si calcola una frequenza? Che cos'è una frequenza in fisica? 1 fratto il periodo. Detto in altro modo si può dire numero di accessi diviso il tempo in cui la pagina è rimasta in memoria, il tempo e il numero di accessi. Cioè il numero di volte che è stata ceduta fratto il numero di accessi nel frattempo. Non stanno funzionando le slide, e oggi è una bella giornata, perché oggi è una bella giornata. No, però quale sto trasmettendo? Ah, sì, avete ragione. Hanno ragione, è una bella giornata. Chieda se ora funzionano, che ho ricaricato la pagina. Chieda se funziona. Ha detto il meccanismo molto molto vetero tecnologici. SMS. Allora, cosa vi stavo dicendo? LFU si conta il numero degli accessi e si divide il numero degli accessi a quella pagina diviso il numero degli accessi totale. LFU ve l'ho tralasciato anche perché non è poi tanto buono come avrete stato scartato, perché se una pagina viene ceduta molto frequentemente acquisisce il diritto di rimanere a lungo in memoria, ma esistono delle pagine ceduta molto frequentemente che ad un certo punto perdono utilità immediatamente. In caso che il compilatore, cioè la fase di analisi sintattica, quindi lavorerà sempre sulle strutture dati di analisi sintattica, poi ad un certo punto parte alla generazione di codice e quindi cambierà completamente range di pagine. Queste pagine che erano state accedute molto frequentemente continuano a rimanere man mano, la loro frequenza cala ma lentamente nel tempo, perché
erano state sedute molto, perché poi se su 200 accessi avevamo fatto 5 accessi alla pagina, da frequenza un mezzo, ci vogliono almeno altri 200 accessi per portarlo a 4, ok? Quindi queste pagine mi bloccano la memoria e la fanno su. Parliamo invece di un algoritmo reale. Questo è forse l'algoritmo, se non andiamo su algoritmi molto elaborati di quelli studiati apposta per il singolo kernel, l'idea base generale più utilizzata è questa, l'algoritmo di second chance, ho detto anche algoritmo dell'orologio. È molto meglio perché consente di avere un'approssimazione di LRU con ancora meno, non c'è neanche bisogno del registro di scorrimento, non c'è neanche la necessità di fare il minimo. Funziona in questo modo. Voi pensate di avere le pagine attualmente in memoria in una lista circolare. Ora in realtà sembra una cosa complessa, ma è molto semplice. Di solito la tabella delle pagine è un vettore, ok? Basta solo scandire il vettore, quando arrivate in fondo ricominciate da capo e quella è una lista circolare. Ok. A questo punto voi che cosa fate? In questa lista delle pagine tenete il reference list, occorre creare un menu di reference list. Quando corrisponde a un caso particolare con la storia uguale a 1, quando capita un page fault e avete bisogno di liberare un frame, cosa fate? Partite dalla posizione successiva a quella dove avete caricato l'ultima pagina nel vettore e poi continuate in questo modo. Se la pagina successiva è stata ceduta, mettete il link a 0 e continuate. Se la pagina, e se durante questo scorrimento trovate una pagina che non è stata ceduta, cambiate quella. Intanto questo vi consente di scegliere la pagina e molto spesso non fate l'intero giro delle pagine, ok? Si chiama di second chance perché nel caso pessimo, quello in cui tutte le pagine vengono sempre accedute tra un page fault e l'altro, cosa fa? La prima pagina che è dove è cominciato lo scorrimento, la successiva a quella caricata per l'ultima, ok? Mette a 0, fa tutto il giro fondo, mette a 0 tutti, e il primo che scopre al 0 è quello da cui abbiamo cominciato, era la parte successiva all'ultima caricata. Quindi quella è la pagina condannata, ma gli dà la seconda possibilità. Se c'è un'altra meno utile di quella, verrà graziata e si sceglierà quell'altra. Ok, questa è la logica perché si chiama second chance. La pagina successiva a quella ultima caricata sarebbe la vittima, ma viene graziata se c'è un'altra nella sequenza di estensione che non è stata utilizzata. Dal punto di vista teorico, ha anche dei difetti questa cosa. Per esempio, in un sistema con molti accessi, è possibile far generare questo algoritmo in un algoritmo file. Se sempre tra un page fault e l'altro tutte le pagine sono sedute, l'algoritmo genera Python. Python non è stack, Python non è libero, quindi Python non è teoricamente
serissimo, ma è un, si è dimostrato essere un compromesso accettabile, funziona bene e chiede poco alla MMU. Esempio, vedete? Quella è la lista circolare, in realtà il vettore quando si arriva in fondo si torna da capo. La prossima pagina sarebbe quella, quindi trova che quella ceduta e mette a zero, trova quella dopo ceduta e mette a zero, la terza la trova a zero, quella è la pagina da cambiare. E invece c'è list frequently used. Comunque ve l'ho detto, la frequenza è il valore del contatore diviso per il tempo di permanenza. La pagina con il valore minore viene scelta come vittima. È anche questa, per farla veramente, avrebbe bisogno di un contatore di numero di accessi, e quindi in quanto tale soggetto, operazione complessa soggetta overflow, e poi non è buono. Poi ce ne sono tanti altri, most frequently used, la fantasia è tanta. Fermiamoci un attimo e un pensiero per collegare le cose. La memoria virtuale è molto utile perché consente di eseguire più processi di quelli che veramente stanno in memoria. La memoria virtuale costa in termini di prestazioni. Un sistema senza memoria virtuale va più veloce di un sistema con memoria virtuale. Perché? Perché avete tutto questo meccanismo di ricerca delle pagine. Però in condizioni normali di utilizzo il costo è limitato e i benefici sono tanti. Però qui non si può parlare in termini intuitivi. La frase magica che ho detto è in condizioni normale di utilizzo. Perché? Perché è possibile anche fare dei sistemi di memoria virtuale che non funzionano per niente bene. Quando? Quando per esempio voi chiedete troppo alla memoria virtuale. Pensiamo a questo scenario. Pensiamo a questo scenario, c'è un processo che sta lavorando e ad un certo punto per qualche motivo fa peggio, per esempio perché la pagina dei dati, dove sono i dati dove deve lavorare, sta facendo uno store, un load, la pagina non è mai peggio, non c'è nulla di male, parte il sistema, carica la pagina, nel tempo di buttarla. Ricordatevi sempre, ordine di grandezza 1 milione tra disco e memoria. Quindi nel frattempo fa 1 milione di altre istruzioni. Se, ordine di grandezza. Se in questo 1 milione di altre istruzioni altri hanno bisogno di memoria, e per esempio nel momento in cui hanno bisogno di memoria, le pagine vittime che quindi vengono dichiarate da buttar via e quindi non più disponibili sono, per esempio, tra queste c'è la pagina del codice del programma che aveva chiesto i dati. Il programma prende i dati, fa quell'istruzione e poi può portarlo all'istruzione successiva che c'ho di nuovo. Poi allora recupera l'istruzione e nel frattempo non c'è memoria di buttare via quella dei dati. Il risultato vi ritrovate con un sistema che lavora come se la sua RAM fosse il disco, cioè un sistema 1 milione di volte più lento al limite.
Ora, vi ho detto che con la memoria virtuale si perde qualcosa, ma il milione di volte sarebbe veramente un pinchino troppo. Qual è il limite? Come si fa a vedere? Come si fa a fare in modo di usare la memoria virtuale in maniera sensata? Prima, ci sono delle regole abbastanza pratiche. Per esempio, se prendete qualsiasi manuale di un amministratore del sistema, dice non fare mai un'area di sfogo più grande di 2,5 volte o 3 volte massimo la memoria centrale del tuo sistema, perché metteresti solo il disco e non lo useresti mai, perché è interno, è turbo, e a quel punto non usa la tua memoria virtuale perché sa che gli farebbe male. Questa è una regola pratica. Ma adesso andiamo a vedere in maniera sostanziale, in maniera più formale. Quindi il problema adesso non è tanto, e qui voglio che ci sia un punto chiaro, perché allorare questa cosa non so perché non passa. Finora abbiamo messo metodi di rimpiazzamento, cioè per decidere quale pagina. Da poi il metodo di rimpiazzamento l'abbiamo già visto, i metodi che vediamo ora non servono per rimpiazzare le pagine, servono per decidere funziona ancora bene la memoria virtuale o no. Ok? Allora andiamo a vedere l'allocazione. Noi possiamo avere allocazione locale e allocazione globale. Cosa significa? La memoria virtuale potrebbe lavorare in due modi diversi. Vuol dire, ogni processo diamo il suo pool di frame, cioè ogni processo, a questo processo diamo 100 frame. E quindi quando c'è da scegliere una pagina intima, la scegliamo nell'ambito dei frame del processo, ok? E quindi un processo può solo far male a se stesso se questo numero non è stato calcolato in maniera appropriata, oppure in maniera globale, cioè consideriamo la memoria un unico bacino in cui tutti i processi attingono per avere le loro pagine. Normalmente si fa in questo secondo modo, perché la locazione locale sarebbe molto ricca. Se c'è un processo che ha bisogno di più memoria in un momento e un altro che ha bisogno di più memoria in un altro momento, con la locazione, comunque mettiamo la staticità, per ottenere un sistema che può diventare meno efficiente a parità di risorse, perché avendo le separate staticamente uno non può fare affidamento sulle risorse che magari è più pesante e vengono tutti peggio. Non so perché mi suona federalismo, ma non so perché. L'allocazione globale può portare al cosiddetto fenomeno di trashing, appunto perché i vari processi si tolgono le pagine a vicenda, come vi dicevo prima, e quindi si danneggiano la vicenda e non avanzano più. Trash significa pattume, immondizia, è la versione più inglese perché sono fatta negli Stati Uniti e lo chiamano waste. Comunque ormai si usano tutti e due dappertutto. Trashing, che è tradotto direttamente dall'inglese al bolognese, diventerebbe ruscamento. Allora, oppure si dice anche in bolognese, va rusco, no? Quindi l'idea è del sistema che va a rusco. Quando è che un sistema va, si dice che è il trashing, quando il sistema spende di più in paginazione di quanto spende per far avanzare i processi. Quindi non si aspetta a dichiarare che il sistema è in trashing quando va 1 milione di volte più lento, perché a quel punto è già finita. Quando il tempo impiegato per scambiare le pagine è di più, perché già abbiamo dimezzato le performance del sistema, diventa di più del tempo che serve per fare i calcoli, per fare
come si fa? Perché? Perché avviene questo? Perché abbiamo detto che in memoria dobbiamo tenere le pagine utili. Niente a che vedere con i libretti che vi arrivano a casa. Le pagine utili, le pagine che servono al processo per avanzare. Però se in memoria non ce n'è la scarpa per tutti, vuol dire che non siamo riusciti a mantenere in memoria le pagine utili per tutti i processi. E ci sono. A questo punto dobbiamo trovare la maniera per dare questa definizione di pagina utile. Ok? Ecco, questo è anche un esempio che ha mostrato anche il problema. Era un sistema che è reale, ad esempio, era un sistema che eseguiva processi batch e quindi aveva anche uno schedulatore di lungo termine, decideva quando il sistema era pronto per emettere un nuovo processo. Erroneamente i progettisti hanno fatto questo calcolo. Se il sistema ha il carico di CPU basso, quindi facendo poco, è il momento di mettere un nuovo processo. Poteva, come dicono gli americani, fare senso. Make sense in inglese significa avere senso. Non so, certo letteralmente perché perde la cosa. Poteva fare senso in americano, ma in americano perché se avete memoria virtuale cosa succede? Se il sistema sta tentando di andare in crashing, ok? Quindi significa che i processi si stanno incominciando a togliere le pagine di scelta. Quello che ottenete è che avete più input output e processi che non hanno fermato aspettando le pagine. Quindi la CPU scarica. Questo schedulatore esterno, vedendo la CPU scarica, aggiungeva processi peggiorando la situazione. E quindi portando tutto a uno scalo globale. Ok? Quindi è sbagliato guardare in un sistema come memoria virtuale e allocazione globale. Se c'è poco carico di CPU per vedere se si può emettere un nuovo processo. E questo è un altro colpo altri metodi. Come si fa? Questo è il famoso grafico a dorso di balena che fa vedere come la memoria virtuale. La memoria virtuale, costi, perché in realtà se fosse senza costo voi avreste la bisettrice, invece sotto la bisettrice del primo quadrante. Però man mano che la sfruttate ottenete delle peggiori performance. Ovviamente, perché state sfruttando il sistema. Poi, ad un certo punto, c'è il punto di crashing. Le prestazioni collassano. No? Questo è l'andamento tipico delle performance di un sistema di crashing. Se non vi ricordate come è fatto il dorso di una balena, se venite in treno da Rimini, arrivando verso Bologna, c'è una chiesa vicino a Via Libia con il tetto che dovrebbe ricordare la balena di Giona, del profeta Giona. Quindi quelli c'è il tetto a forma di dorso di balena. Ok. Mi ricorda tanto quell'andamento così, l'effetto valanga che c'è nei grafici dei semiconduttori. Se un semiconduttore lo portate fuori dalle sue condizioni di esercizio, crolla di colpo.
L'idea è quella di working set, e ripeto, lì c'è una stringa di riferimento, lì ci sono delle cose che hanno a che fare con le pagine. Non è un algoritmo di rimpiazzamento e non c'entra niente con l'algoritmo di rimpiazzamento. L'algoritmo di rimpiazzamento lavora per i fatti suoi e serve per decidere la pagina vittima. Anche qua vi faccio la domanda perché non sapete cosa da dire, allora pensate, rimpiazzamento. Perché non c'entra nulla. Il working set serve per vedere se il sistema sta andando in traffico o no. Come? E come fa? Ma in questo modo, prendiamo i vari processi. Bene. I vari processi assumeranno i vari a pagine per funzionare, quindi esisterà la stringa dei riferimenti dei processi. Ok. E con il sistema, in media, per una pagina ci mette l'equivalente di un certo numero di riferimenti. Noi andiamo a vedere a scalfire la come si dice la stringa di riferimenti e andare a vedere in un numero di riferimenti, diciamo, ordine di grandezza pari a quanto tempo ci vuole per recuperare una pagina di memoria, quante sono le pagine che accediamo. Ok? Non mi interessa neanche quali, mi interessa quante. Idealmente, se potesse avere come mini in futuro, io potrei prendere adesso, potrei fare tutti i processi e dire, guardiamo adesso tutti i processi. Il primo processo ci vogliono 100.000 accessi, equivalente di 100.000 accessi per vedere, 100.000 accessi per recuperare una pagina. Guardiamo da qua a 100.000 accessi in avanti di quante pagine per giorno. Me ne servono 500. Bene. Per il secondo processo, da qua a 100.000 me ne servono 400. A questo punto sono, per il primo me ne servono 500, per il secondo 400. Le sommo assieme e dico quanti preordini in memoria. Se ne ho abbastanza per le esigenze di tutte, sopra quella non vado in traffico. Se invece io scopro che sommando le esigenze di tutte, vuol dire che se non ne ho abbastanza, il primo processo, che ho la topic fault, da qui a quando ritorneranno io gli altri, gli avranno rubato le pagine, che non ce ne sono abbastanza per tutti, e quindi stiamo scendendo la fine del tempo. Ok? È semplicemente contare a questo processo una sala di 10, a quello che sono 20, 30 soldi e vai a vedere se i premi sono successi. Ora ovviamente, come al solito, il futuro non lo sappiamo, ma approssimiamo il futuro prossimo col passato prossimo. Quindi andiamo a vedere, abbiamo una finestra, andiamo a vedere nella finestra degli ultimi riferimenti quanti sono stati i frame e le pagine diverse che abbiamo ceduto, cioè la cardinalità dell'insieme delle pagine, come insieme se ovviamente anche tutto lo sono fatto una volta sola, insieme, non so questo. Guardiamo tutte queste cardinalità, le sommiamo insieme. Se ci troviamo il numero dei frame, dichiariamo il sistema in frame. E cosa facciamo? Contrariamente a quello che faceva l'errato algoritmo di scritto della numero prima, decidiamo di prendere un processo, sospenderlo, perché ci fa più male, fa peggio. Tenere attivi tutti i processi che non prendete uno, sospendete un attimo e aspettare che questa burrasca richiesta di memoria si sia calmata. Ok? Quindi ciò che mi preme tanto è non venire a raccontare che working set ha a che fare con l'algoritmo di piazzamento. No, non è un algoritmo di piazzamento, serve per misurare
se il sistema sta andando in thrashing o no. Vedete qua? C'è il working set. Quel working set è questo, cardinalità 4. In questo momento il working set ha cardinalità 3. Il working set è l'insieme, ma ciò che ci interessa è solo la cardinalità dell'insieme, il numero degli elementi. Sommando l'ampiezza di tutti i working set dei processi attivi, questo valore deve essere sempre minore del numero frame disponibile, altrimenti il sistema è in thrashing. La scelta del delta dell'ampiezza della finestra è un parametro critico, anche qui tutti ci cassano nelle domande, che non è che aumentino o diminuiscono il numero di page fault con il delta diverso, no, perché il page fault è l'algoritmo di risultamento. Se scegliete un delta troppo piccolo, correte il rischio di arrivare a chiamare trash. Se scegliete un delta troppo grande, cioè l'ampiezza della finestra, vuol dire che andate al lupo, che dite è trash, magari in realtà il sistema potrebbe ancora essere efficiente. Quindi la scelta del delta va fatta anche un po' sperimentalmente per vedere non è che il delta vi dà esattamente quella pietra di finestra, vi dà esattamente l'idea del thrashing. Ci sono i famosi, questo è tipico, avete mai sentito parlare di falsi positivi e falsi negativi? Sì, perché tanto non è un termine informatico, si usa anche purtroppo in medicina, quando si parla delle diagnosi di malattie, non lo è, non di malattie, quello è falsi positivi e falsi negativi. Serve per controllare l'allocazione dei frame ai singoli processi. Come vi dicevo, se il numero di frame disponibili non occupati, ecco, quell'algoritmo di schedulazione a lungo termine poteva funzionare così: calcolare il working set, e se si scopriva che c'era uno spazio libero di frame dai processi attivi, allora si poteva fare un nuovo processo, non in caso di dispute. Ok, allora passiamo all'altro pacco di lucidi. Scusi, prego. Ma quindi come si sceglie il delta? Sperimentalmente si guarda che se un numero di riferimenti che abbia l'ordine di grandezza simile al numero di riferimenti che si fa nel tempo in cui si raccoglie una fase della lista, quindi deve avere quell'ordine di grandezza. Poi si va a vedere con l'uso, magari si tende a tenere un delta un po' più grande da previsto, e poi si tende a calarlo e a vedere se ancora il sistema segnala la tendenza al tracking quando veramente la tendenza al tracking sta avvenendo. Ok? Allora, lucide 11. Memoria secondaria. Quindi stiamo salendo di livello. Forse vi ho saltato la pagina in copertina, ma tanto diceva solo che cos'era questo. Abbiamo visto come si gestisce la memoria primaria, adesso vediamo come si gestisce la memoria secondaria. Che cos'è la memoria secondaria? È una memoria più lenta. Si chiama memoria primaria quella dove stanno i dati e le istruzioni,
al momento dell'elaborazione, quella dove il processore, secondo il modello di macchina di Formaglia, trova dati e istruzioni. Quindi, nella tecnologia automatica attuale, è una memoria fatta, come vi ho già detto, con in parte circuiti bipolari, in parte condensatori, quindi è una memoria volatile. È una tecnologia attuale. Quando abbiamo cominciato a programmare, la memoria primaria era inutile di ferrite e quindi manteneva tutti i propri dati anche quando si accende il computer. È un po' più costosetta, perché nel 1974 mi ricordo che ho visto pagare 2 milioni di lire d'allora, che non sono 1000 euro adesso, sono molto di più, per 2K, che costava 1 milione a K di memoria. Adesso anche qui abbiamo forse un fattore di 1 milione per costo, adesso no, molto di più, perché quello è un K, mega giga, oggi non paghiamo 1000 euro anche tenendo per 2 giga, per 2 giga oggi paghiamo 2 euro. Non lo fanno più neanche la chiavetta da 2 giga, il minimo 4 giga si danno 4 euro, no? 4-5 euro non trovo una chiavetta da 4 giga. Però è memoria secondaria questo, ma anche memoria primaria, vabbè, gli ordini di grandezza sono al milione, circa. Invece quella secondaria è la memoria dove che ha, che deve essere meno costosa della primaria, più ampie dimensioni, e quella è sempre stata una memoria permanente, se non ha senso, è un deposito di istruzioni e dati che devono essere accessibili a lungo termine. Quello è il nostro modello standard. Voi avete il kernel, se nell'hardware avete i vari controller, dall'altra parte per ogni controller c'è il driver, che è l'interfaccia logica al controller, okay? È il tutore del controller, è quello che è capace di sopportare tutte le idiosincrasie del controller, quello che sa a quale indirizzo vuole i dati, come li vuole. Talvolta anche se ha un bug nel fare lato, nel fare determinate azioni, il driver si preoccupa di evitare che la connessione che il controller non è in grado di gestire venga utilizzata. Esistono dei casi in cui un driver sbagliato può rovinare l'hardware. Comunque, per i dischi c'è il controller, per esempio a tappi, c'è il controller floppy, che c'era una volta come nelle favole, c'è il controller SCSI, c'è il controller SATA, quello che volete. Ecco, e i vari, con i vari driver all'interno del kernel. Io prediligo questa visione, anche se da alcuni non è condivisa, cioè il kernel lo vedo con i driver che dialogano verso il basso e i servizi che dialogano verso l'alto, che nel kernel monolitico sono fisicamente nel kernel, sono l'unico eseguibile. Quindi lì c'è il kernel, cioè la parte del nocciolo duro del kernel, il kernel del kernel, e sopra ci sono i servizi, come vedremo, file system, networking. Quindi verso il basso si parla con i dispositivi, verso l'alto con i processi. Perché vi dico questo in questo momento? Perché c'è l'abitudine anche qui a confondere la gestione della memoria secondaria con il file system. Non c'è niente, o meglio,
Il file system è uno degli utilizzatori della gestione della memoria secondaria. Come vedremo, la gestione della memoria secondaria si preoccupa di dare come astrazione la visione di un array di blocchi di dati accessibili sfruttando ciò che la tecnologia fornisce, visti che girano, piuttosto che neural end messi all'interno di una flash, ok? Memoria bolles è stato, non so, non è più di moda, non è più di moda, c'è stato un tempo in cui sembrava che tutto fosse la memoria bolles, oppure, non lo so, spin dell'elettrone nei sistemi quantistici, i qubit, chi lo sa. Comunque, bisogna vedere cosa c'è a disposizione. Allora, come si classifica i sistemi di input-output? Modalità di trasferimento a caratteri o blocchi? Per determinare un modem, una linea di trasmissione dati, il modo di trasferimento è a caratteri. Ciò significa che io non sposto un blocchi di dati della stessa dimensione tutte le volte, io posto una sequenza di byte. Invece con i dischi non converrebbe spostare un numero a metà di byte, perché per l'organizzazione fisica del disco i dati sono divisi in settori. Quindi occorre sempre leggere e scrivere ciò che ci sta in un settore. Modalità di accesso, sequenziale o random? Sequenziale, lì c'è scritto modem, una volta si diceva master. Se volete, quasi sequenziale. In realtà non è bello l'esempio CD-ROM, perché è meglio scrivere ancora una volta dischi. I dischi sono veramente random. I CD-ROM non sono esattamente random. Perché non sono esattamente random? I CD-ROM sono stati pensati per l'accesso sequenziale. I dati sono registrati in forma di spirale dal centro verso la periferia. Quando succede random su un CD-ROM, in realtà il driver pilota la testina facendo un calcolo approssimato dove sarà il dato. E poi comincio a leggere sequenzialmente fino a qua, anzi un po' prima, dove pensi sia il dato, comincio a leggere sequenzialmente fino a che non lo trovo. Non so quanti di voi siano occhiofili, e quindi hanno ancora i dischi in menile. Quando si andava a cercare il dito della cartone, anche lì era un sistema spirale, se si arrivava più di vicino che si poteva, di solito si trasportava alla fine la cartone prima. Pensate che i CD-ROM fanno lo stesso. Trasferimento sincrono o asincrono? Asincrono vuol dire quando ci sono i dati che trasmetti i dati, sincrono sono le cose che devono avvenire a tempi determinati. Lì c'è scritto master, io cambierei l'esempio che secondo me è uno dei nostri molto più comune della masterizzazione su quindi è vero che adesso ci sono sistemi qui o cose del genere che recuperano, ma per funzionare quei dispositivi vogliono ricevere un flusso di dati a ritmo costante. Ci sono sistemi dedicati a sistemi condivisibili. La tastiera fa ridere, condivisibile non fra utenti ma fra processi. Quella è la condivisibile. Velocità, pochi byte secondo, e invece questo è molto attuale, schede di rete. Le schede di rete stanno diventando le interfacce che più mettono in crisi
basta il sistema, perché hanno delle velocità altissime rispetto alla velocità di capo di molti sistemi. Direzione è ovviamente solo lettura, lettura scrittura o solo scrittura. Vabbè, siete cresciuti abbastanza, penso che sono passato a confusione, ma anche il standard string, lo schermo che è solo la scrittura, quello che c'è davanti, la superficie sensibile, è un altro device che vi dà le coordinate. Interfaccia di comunicazione a blocchi, le operazioni sono read, write, seek al blocco. Vabbè, questo penso che a questo momento faccia più confusione che altro. Quando accedete tramite file system fate seek all'interno del file, ma è un'altra idea. Memory mapped input output. In alcuni casi potete avere accesso al dispositivo in modalità cosiddetta memory match, significa che avete visione dell'intero dispositivo come se fossero indirizzi di memoria, fate l'operazione. Il caso scritto è il video raster, cioè voi avete la mappa di bit di ciò che volete che venga a fare sullo schermo. Voi scrivendo con delle chiamate loro store, delle chiamate store come se fosse una memoria, scrivete dei valori e ad esempio tre numeri da 8 o 16 bit diventano la luminosità in calcolo fondamentale del punto. Il risultato è che quel punto compare il colore che voi scegliete. Se voi scrivete tutto questo nell'area di memoria opportuna, chi sta guardando lo schermo verrà a comparire l'immagine corrispondente alla luminosità che avete dato su questi punti. Ma per il vostro processo sarà esattamente come scrivere in memoria. In realtà, per vedere come è fatto il dispositivo, è fatto esattamente così, perché c'è una memoria di ingresso, una memoria consultabile del tuo processore praticamente. Uno è il processore centrale che quanto bus scrive nella memoria, l'altro è il processore che legge la memoria e la trasmette, vuoi codificarlo analogicamente in maniera analogica su una linea LGA oppure semplicemente mandando un altro lato di come sono su una DVI o un qualche interfaccia digitale. Okay. Quindi in realtà ha veramente scritto la memoria il processore. Parentesi. Se volete questo processo può essere veloce quanto volete, ma potrebbe capitare che il processore che visualizza macchi l'immagine che è per metà giornata e per metà no. Ok? Con effetti di flickering, con effetti di siri, perché i tuoi processori non si o sincronizzati con i processori oppure in una maniera che spesso si usa per fare animazione o cambio di frame di filmati, è quello di avere due memorie, uno carico una memoria mentre di solito l'altra, e poi dice no, adesso conta quella là e come fanno gli attrezzi in scena che fanno una scena mentre l'attore stanno recitando, ok? Quindi quando ti non su si fa mentre ti conta la scena. Ok. Quindi abbiamo queste cose. Va bene. Dispositivi di comunicazione a caratteri, get put di un singolo carattere. Ci può essere bufferizzazione.
ci sono varie tecniche, adesso le vediamo: buffering, caching, spooling e IO scheduling. Buffering. Buffering è la gestione della differenza di velocità tra i dispositivi. Caso tipico, ancora una volta, il master interruttore. Per fare in modo che il master interruttore riceva a intervalli regolari i dati, anche se il processore può essere talvolta un po' impegnato a fare altre cose, si mette nel mezzo un buffer in maniera che il processore, quando tempo, riempie il buffer e abbia il tempo di sfruttamento del buffer e margine di manovra per distrarsi un attimo prima di riempire il buffer. Caching, l'abbiamo già visto tante volte. Per velocizzare l'accesso si può tenere in memoria primaria informazioni della memoria secondaria. Come abbiamo visto, la memoria primaria si usa cache hardware per fare in modo che il processore acceda più velocemente le informazioni più utili in questo momento. Caching si usa tantissimo nei dischi oggi. Perché poter avere il dato disponibile in memoria principale rende il sistema più efficiente. Spool, l'abbiamo già visto, il caso più comune delle stampanti, serve per condividere delle unità che non sarebbero condivisibili. Si creano delle concetti di job e creano delle stampanti sempre disponibili, capaci di ricevere i dati, ma in realtà invece di stampare ogni volta che c'è il comando di stampa vengono accumulati e al momento dell'identificazione della fine della stampa, la chiusura del file da stampare, a quel punto con un tutt'uno vengono mandate alla stampa. Andiamo a vedere i dischi. I dischi, che ancora oggi, nonostante tutte le evoluzioni, sono ancora un modo comune per gestire la memoria secondaria, sono caratterizzati da un insieme di piatti che ruotano attorno a un asse. Queste superfici sono divise in tracce, che sono cerchi concentrici, non è a spirale come CD, questi sono veri cerchi concentrici, circonferenze concentriche, a loro volta sono divisi in settori. I dischi sono caratterizzati da tre parametri fondamentali: la velocità di rotazione, che di solito è espressa in un numero di giri al minuto, come in meccanica, non in fisica. In fisica si misurerebbe la velocità angolare in questo caso, ma in meccanica, come il portagiri del vostro motore. Il tempo di seek, questi dischi hanno il cosiddetto pattern delle testine. I dischi sono delle superfici circolari che ruotano, ma per ottenere il massimo di memorizzazione ogni disco ha i dati memorizzati sia sulla superficie superiore che in quella sottostante. Per poter avere più dati a disposizione vengono fatti i disk packer, cioè più dischi messi come una torretta di dischi uno sopra l'altro, e c'è una testina, o meglio un pezzo di testine,
Petit perché assomiglia a Petit per finanza caffè, ha tanti braccetti, uno in cima, uno in mezzo a ogni coppia di dischi e uno in fondo, con le testine. Le testine sfiorano il disco molto da vicino. Per non avere interferenze e perché è talmente poca la distanza tra testine e superficie, l'aria all'interno del disco è priva di polvere, perché la polvere, il caramello di polvere, sarebbe confronto alla distanza tra testine e disco come un masso di una strada, su una strada. Quindi renderebbe il disco, quindi renderebbe il disco in parte inservibile. Tempo di stecca è il tempo che impiega il packing delle testine a spostarsi da una traccia all'altra. La velocità di trasferimento è la velocità che può utilizzare il disco per trasferire i dati verso o da la CPU. Quindi questi sono i parametri. I dischi, voi sapete quali sono i numeri tipici di RPM dei dischi in commercio? 7.200, ormai sono abbastanza stabili su 7.200, una volta 5.400, quelli più vecchi. 7.200, però per esempio i dischi di Po del nostro server sono da 15.000. Perché più girano velocemente, più velocemente succede il dato, vediamo perché. Ma pensate, ora, prossima volta che girate, provate a sentire quanti giri sono del vostro motore dell'auto, 7.200, non provate 15.000 perché non ci arriva il motore del vostro auto. Se avete un motore due tempi una moto, per me è fatto male se avete un motore due tempi, molto più bello di quattro tempi, però se avete un motore due tempi, quelli tirati possono arrivare a 15.000 giri. Però quando sentite 15.000 giri sono una cosa tremenda. E il disco è stato solido? Il disco è stato solido in realtà sono delle flash, sono delle memorie più alte, ma con una tecnologia di memoria poche flash come quelle. Non, a me la mia conoscenza sono così, hanno problemi diversi. Il problema dei dischi è quello che non hanno un tempo d'accesso uniforme. Il problema dei dischi a stato solido è che non hanno un numero di cicli limitati di riscrittura. E quindi ogni memoria secondaria, per ogni memoria secondaria occorre il meccanismo di gestione opportuno. Quindi qui cercheremo di rendere la velocità di accesso la migliore possibile, disinteressandoci se verranno descritte sempre aree vicine, perché non è dato, è talmente alto da potersi considerare non preoccupante il numero delle volte che si realizza. Mentre invece nei dischi stato solido flash il problema è un altro, quello di consumare in maniera omogenea tutta la superficie, quindi di spostarsi tutte le volte a scrivere in un punto diverso, tanto come il tempo d'accesso fosse uguale, ma facendo così mi dura di più il dispositivo. Allora, tempo di accesso. Il tempo di accesso è dato da tempo di sync, ritardo rotazionale e transfer time. Quindi ho bisogno di un dato
in un punto casuale del disco, quanto impiego per andare a prendere quel dato? Mi occorrerà prima contare quanto impiega la tessera per spostare su, sempre. Poi una volta che devo aspettare che il dato mi giri sotto la tessera, quindi in media mezza rotazione, se sono fortunato o meno, se sono fortunato una rotazione intera. Cioè sono anche arrivato per appena passato quando perdete l'auto, no? E poi il transfer time. A quel punto io a disposizione mi hanno chiesto da partire da qua un K, 10K, quello che è, devo infilare questi dati nel tubo, nel canale che va verso la stazione. E a quel punto devo sommare il tempo che sommando questi tracchetti ottengo quanto tempo mi serve per accedere al dato. Allora, tempi di sync sono dell'ordine di millisecondi, non c'è niente da fare, potete, se anche spendete un sacco arrivate a 4 millisecondi, ma è un motore passo passo di precisione che deve spostare una cosa meccanica, non è che potete fare dei miracoli per avere dei tempi molto più bassi. Tempo di sync quindi è 8-10 millisecondi, quindi il sistema sarà più efficiente se, perché prima abbiamo visto la singola richiesta, un sistema genera tante richieste, noi possiamo rendere i dischi più efficienti in un modo, poi ce ne sarà anche gestendo queste richieste in loro tutto. Per esempio, puntualmente io ho in pendenti 10 richieste a questo estremo del disco, 10 richieste all'altro estremo del disco, se le soddisfo una qua, una là, una qua, una là, una qua, una là, alla fine le soddisfo tutte 20, ma lo stesso sacco di tempo. Mi conviene prima fare tutte le 10 che sono qua, andare una volta sola all'altro estremo del disco e fare tutte le 10 che sono là, ok? In modo che così riordinando la sequenza di soddisfacimento delle richieste posso minimizzare il tempo che impiego a fare sync, che è il tempo più pesante, è il tempo più lento nell'accesso ai dischi. Quindi si parla di fare uno scheduler, ancora una volta si fa uno scheduler, non è uno scheduler che si chiama, uno scheduler delle richieste ai dischi. La maniera più brutale è quella di fare FIFO, in questo caso siamo First Come First Serve, però FIFO. E ovviamente questo è quello meno efficiente, perché come se le 20 richieste per la prima, 10 dall'altro, 10 dall'altro, 10 dall'altro, ma erano arrivate in ordine alternato, faccio proprio quello che non devo fare. Ma la proprietà positiva non genera mai spareggio, perché l'altro algoritmo, qui secondo me c'è l'esempio, questa è la, quella là è la coda delle richieste, questo è un modello, in realtà il modello è più complesso di così, perché questa era una coda di richiesta con la posizione iniziale e poi si soddisfano tutte le richieste che sono arrivate. Nel mondo non è così. Mentre voi state pensando di soddisfare le richieste, ve ne arrivano delle altre, quindi la coda man mano continua a incrementarsi perché con questo lavorano e fanno più richieste. Quindi lì fa vedere quella coda gestita first come first served, fa 639 cilindri, tracce di sync, quindi in media per ogni richiesta ha dovuto saltare 80 tracce. Allora uno dice,
shortest seek time next. First. La prossima richiesta che soddisfa è quella più vicina. Questo sembrerebbe per antitesi la più efficiente, ma ha difetto che genera starvation, perché se continuano ad arrivare le richieste per, in un gruppo vicino di clienti, tende a soddisfare quelle richieste, e una richiesta che è lontana non verrà mai soddisfatta. E questo ovviamente non può essere corretto. Questo è l'esempio. Su una sequenza statica va molto bene, ma il problema è che la sequenza è dinamica. Se qui, quando è arrivato a questo punto, al cilindro 68, continuano ad arrivare richieste 65, 64, 68, quindi in un intorno di 68, quelle a 14 o 184 non verranno mai evase, perché continuerà sempre a dire: ah, ce n'è una vicina, ah, ce n'è una vicina. Ed ecco invece l'algoritmo che si usa, si chiama algoritmo dell'ascensore. Perché? Perché funziona esattamente l'idea stessa che viene usata negli ascensori. Quando voi prenotate l'ascensore, vengono fatte due code, quella di salita e quella di discesa. Nell'uso dell'ascensore ci sono sempre quelle che si scendono quando vogliono salire e viceversa. Oppure quelli che arrivano e finiscono tutte e due quando dicono: ma perché è questo? Perché così arriva prima? Va bene, torniamo a noi. Se in questo momento siamo determinato, la coerenza funziona in questo modo: parte dal centro di partenza e scandisce tutte le richieste nell'ordine della direzione che si è dato. Se ci sono delle richieste per cilindri che seguono in quella direzione, vengono prese nella coda di quelle da soddisfare adesso. Se invece ci sono delle richieste che vengono prima in quell'ordine di scansione, vengono messe nell'altra coda. Quindi l'algoritmo continua a soddisfare le richieste in quell'ordine, a un certo punto capirà che le richieste non ce ne sono più, per esempio perché è andato in fondo al disco. Oppure anche prima, perché in quei cilindri oltre non interessa. Allora inverte la marcia e comincia a soddisfare tutte le richieste nell'altro senso. Ancora seguendo la regola, se io ho le richieste che sono più avanti nella direzione che sta seguendo, le aggiunge. Se invece sono prima, per dovrebbe tornare indietro, le mette nella coda da soddisfare quando tornerà indietro. E così continua ad andare avanti indietro con gli ascensori che si fermano in piano, con le persone, arrivano fino all'ultima richiesta e verso la marcia torna indietro. Ok? Allora, starvation è. Bisogna stare attenti. In teoria è esente da starvation, ma solo se le implementate bene. C'è una regola che molti sfugge: se mentre quando siete su un cilindro, ok, e vi arriva una richiesta per lo stesso cilindro dove siete ora, quella va messa nell'altra lista, non potete soddisfarlo subito, perché sennò se continuano ad arrivare richieste in quel cilindro lì rimane fermo. Quindi questa è la regola alla quale bisogna stare attenti per essere veramente esempio da starvation. Quindi sembra assurdo, dice: ma sono a 104, vedremo una richiesta di 104, perché non va assurdo? Perché potrebbe causare starvation. Quindi se serve 104 in salita di discesa, metti la richiesta a 104 per la prossima volta. Anche se sei sull'ultimo cilindro, lo metti da fare la prossima volta. Ok? Bisogna stare attenti, questa è l'unica
accortezza. Per il resto, a questo punto ci siamo su come la stacca è meno efficiente dello shortness sick time first, però non da sapere perché prima o poi tutte le richieste verranno risolvite. Altra cosa però che dà fastidio è che non è omogenea nei tempi di risposta, perché pensateci, i cilindri centrali impiegano metà del tempo rispetto ai cilindri periferici. Se non ci credete, pensate a quello che distribuisce le caramelle, eccetera, una terra, non è una luna, non è una terra, non è una luna, non è. Ok? Dove che stanno mettendo il doppio. Ok? Esattamente quello che fa il cilindro centrale nella scansione della persona. Quindi allora vediamo questo, l'algoritmo dell'ascensore si chiama Look. Vi ho tralasciato nel letteratura troverete un altro algoritmo che chiamano Scana. È totalmente una roba da libri, perché Scana farebbe l'algoritmo dell'ascensore facendo la scansione fino agli estremi del disco anche se non ci sono richieste. Nessuno implementa un algoritmo che fa del sit dove non serve niente. Quindi quello che in realtà semplicemente è Look. E fa in questo modo. Va bene. Secondo me l'ultimo successivo dice. No, è questo. Per evitare di avere che i cilindri più grezzati, i cilindri più uguali degli altri, invece che usare Look si usa C-Look, che è C sta per ciclico. Qualcuno lo chiama l'algoritmo della macchina da scrivere, ormai non è una cosa che riferisco una macchina da scrivere vera con il computer, il terreno che lo va pian piano con il dietro di scatto. E quello che ha fatto è sempre le due liste, ma invece di arrivare fino in fondo e scandire nell'altro senso, quando arriva in fondo torna a vuoto alla richiesta che è l'indice minimo e torna a fare la scansione nello stesso ordine, nello stesso. È meno efficiente ma omogenea. Perché uno deve, può volere un accesso al disco omogeneo? Perché per esempio non vuole un sistema che funziona quando i filmati stanno nei cilindri centrali e invece il salto dei filmati quando stanno nei cilindri periferici, no? Perché i tempi di accesso sono diversi. Ecco l'esempio, vedete, arriva fino in fondo, poi torna indietro a vuoto e riparte. Come si crea? Si fanno due code separate, mentre lo scheduler sta soddisfacendo le richieste di una coda, le richieste vengono messe nell'altra. Questo era quello che dicevo nell'ambito dell'implementazione. Questo ve l'ho detto, scan, e c'è anche si scan, cioè la stessa cosa, la rimontenza che torna al cilindro ferro e parto, sono algoritmi da testi, quelli che si implementano sono Look. Comunque, se guardate anche il kernel di Linux, troverete un bel file che si chiama elevator.c.c con Salamine, andate a vedere che c'è questo. Oh. C'è un altro modo per aumentare le prestazioni di accesso della memoria secondaria, un modo che è chiamato Sticky, si chiama RIDE. RIDE sta per Array
off aspettate perché una volta era independent device, poi è diventato inexpensive device, perché l'idea è quella di, se volete avete dei rischi, ma quei rischi a me sta succedendo anche con i processori, arrivano degli elementi fisici nei rischi, è più palese, più fisico, perché è una carta che va nei miei sconti che ci sta fatta, nei processori anche lì è altrimenti non potete, ormai non si può più andare molto oltre la velocità di clock. La legge di Moore non a singolo processore, a singolo core non è più soddisfatto. Perché? Perché quando arrivate al grado di un certo limite, proprio per motivi meccanici non potete più assottigliare il circuito, quindi non potete mettere vicino, la velocità della luce è quella che è e non riuscite a superarla, e quindi pensateci quando arrivate al gigahertz, gigahertz, miliardi di cicli per secondo, gigahertz, se fate 300 milioni di metri al secondo, a un gigahertz il segnale elettrico arriva a 30 centimetri, a un gigahertz, 2 gigahertz dimezzate. E non so, questo è nel vuoto, nel rame o negli altri dispositivi fisici e anche meno. Quindi non arriverebbe che il segnale si ragazza qui e lì. Allora qual è l'idea che sta applicando? Invece, per dare potenza, invece di fare la singola unità iperpotente, sia di memorizzazione che di calcolo, potremmo avere più unità che si coordinano. Abbiamo un core per i sistemi e abbiamo gli array di dischi. L'idea è quella. Se io ho un disco che ci mette 10 millisecondi ad accedere al dato, se io ho bisogno di un dato solo, se io prendo 10 dischi, il dato è su uno dei dischi, ci metto 10 millisecondi. Ma se io devo accedere a tanti dati, se io non metto solo, le richieste devono essere accodate su quel disco, non è più popolato, devo accettare quel disco che mi soddisfi le richieste. Se io mi a distribuire le richieste su tanti dischi, le richieste della mia base, se sono bravo, tutto ben bilanciato, un ennesimo da ogni disco che lavoreranno contemporaneamente, quindi avrò una maggiore efficienza, avrò molti più dati per unità di tempo. Tra l'altro questo poi si scopre che consente di prendere due piccioni con una palla, due però con un costo solo. Qual è l'altra caratteristica dei dischi quantum meccanici? Che hanno una mean time to failure, un tempo fra guasti molto più basso di ciò che è elettronico, di ciò che passa sul conduttore. Ok? E quindi un disco è normale che ogni tanto si guasta. Anche se è sperabile che non lo faccia, ma è normale, e tra l'altro meno costa i rischi, più intensivo il processo di produzione, come si sta vedendo negli ultimi tempi, più i guasti sono frequenti. È vero, si possono fare backup, si possono fare delle operazioni che chiamiamo di offline per avere la sicurezza sui dati, ma ci sono dei casi in cui lo sono a scuola, cioè ci sono dei sistemi che devono funzionare e non si può permettere il tempo di recuperare il guasto. Ok? Allora ci vogliono dei sistemi in grado di
di tonnellate guaste da andare avanti. Anche guaste di un disco che si rompe durante il funzionamento del sistema. Quindi l'idea è quella di utilizzare degli array di dischi, redundant array of independent disk. Vi dicevo inexpensive, perché è un altro fattore. Tentare di forzare la mano per avere le cose della meccanica molto veloce vi fa diventare il dispositivo molto costoso. Mentre invece si permette dei dispositivi normali e ne comprate una certa quantità e li fate in modo che sporting, il costo sarà minore. Perché prendete dei dispositivi comuni, che sono distribuiti e prodotti in grande quantità, non dei dispositivi eccezionali. Allora, questo array di dischi viene visto dal sistema operativo o da alcuni strati del sistema operativo come un unico disco. I dati sono distribuiti fra i vari dischi e questa ridondanza consente il poter recuperare i dati anche in presenza di guasti. Vediamo come. Esistono sette schemi diversi, o meglio, anche perché è vero che i dischi sono fragili, ma per la solita legge, se voi volete avere maggiore efficienza nell'utilizzare n dischi, la probabilità che si guasti è quasi di uno degli n dischi è n volte superiore alla probabilità che si guasti uno. Quindi era necessario proprio per questa architettura, proprio perché utilizza più cose indipendenti, migliorare la resilienza, come ho detto spesso, ai guasti. Ok. Vediamo. RAID 0 in realtà contraddice quello che vi ho detto. RAID 0, chiamato striping, non ha, è quello più scuro, è quello che semplicemente vi accoda le partizioni. Il senso, cioè sui dischi, nel senso che su due dischi è sempre gli stessi dischi là. Ma quello sarà il RAID 1, che è il mio. Però ci sono altri modi. Perché non so, le vostre home, se non erano spostati tecnici, l'ultima volta che ho visto la configurazione, erano su 5 dischi. E quindi il suo file, se lo devo leggere, e va a vedere, il primo settore, il file lo trova su questo disco, il secondo lo trova nell'altro, ma lei lo vede un file unico. E in realtà su 5 dischi vedremo usando RAID 5, noi abbiamo una capacità di 4. Quindi non so quanto sia, poniamo che sia tutte le vostre 10 giga, un numero che fa a caso che non lo ricordo. Vuol dire che in realtà i dischi abbiamo fatto partizione da 250, quelli di 250, sono 1250, perché mette solo 1000? Perché rimanete 250, vediamo come vengono usate per tollerare solo di altri 4 dischi secondi. E tra l'altro è un write hot swap, così detto. Quindi se per caso si rompe uno dei 5 dischi e ci arriva la segnalazione, voi vi potete accorgere che c'è qualcosa che fa perché cala un po' la prestazione. Dopo vediamo perché cala la prestazione. Noi riceviamo la segnalazione, andiamo a alcuni dischi spare, cambiamo il disco,
semplicemente viene ricopiata la parte. Viene ricostruita la parte mancante. Ok, questo è il meccanismo. E lo facciamo a macchina accesa. Beh, il discorso che ho detto, ci segniamo però, ci ho detto questo, questo è quello rotto, per non evitarvi quando si sbaglia il quadro e quell'altro. E a macchina accesa non toglie il disco, mette l'altro e ritorna su. Ok? E sarà così ancora maggiormente nella nuova macchina che dobbiamo installare, cioè mi sa nel ritardo per le macchine virtuali. Abbiamo due storage con, non mi ricordo quante erano, una quantità ore di spazio di sé. Allora, Stripe però RAID 0 vi consente di avere tanti dati ma senza protezione. E che te ne fai questo? Quando ho avuto sempre. Per esempio, AliExSub ha messo su una partizione grande per avere il miro delle distribuzioni, quindi dobbiamo accedere velocemente, dobbiamo dare i dati, ma se per caso non è questo non perdiamo nessun dato, perché noi perlomeno stiamo copiando per rendere disponibili i dati che sono già disponibili altrove. Non stiamo a cercare il disco per avere la ridondanza al capo, non è assurdo, è tutta la soldi. Vedete? Si chiama striping perché vengono presi dei gruppetti di blocchi, di settori, e vengono distribuiti sui dischi in questo modo. Così per esempio, chiedo scusa, se l'accesso omogeneo, oppure se l'accesso sequenziale, cioè se è veramente rendono l'accesso effetti di taglio, anche sequenziale, si caricano ciclicamente tutti i dischi. Quindi se siamo in 10, come quando cantate fra Martino a Canone, che leggiamo sequenzialmente i file, mentre prima avete fra Martino, l'altro campanaro e così via, carichiamo tutti i dischi, ok? Perdonate, per esempio, da Info, non serve anche la utilizzare le cose. Un colore 10.5. Altro vedi? Si spera.